Salve a tutti e benvenuti in questa nuova video intervista. Questa sera avremo con noi Maria Pilazzola. Maria è una giovane presentatrice di cani in esposizione che ha avuto anche una carriera passata da junior handler. Lei è nata a Ferrandina, in provincia di Matera, il 5/7 del 1998 e conduce i cani da quando aveva 6 anni. Nel 2008 si innamora della nostra razza del bracco italiano e decide di prendere il suo primo bracco. Al momento è una studentessa di medicina veterinaria all'Università degli Studi di Bari ed è al quarto anno in corso, quindi è una persona sicuramente competente con cui stasera parleremo della conduzione, parleremo del bracco italiano. Cercheremo di fare un po' di chiarezza per quanto riguarda quello che è il mondo delle esposizioni, che forse abbiamo trattato di meno rispetto a quello che è il mondo delle prove di lavoro e della caccia. Quindi sarà una serata diversa e sicuramente interessante, anche perché magari per chi avesse figli o bambini, comunque sarebbe interessante sapere anche avere chiarimenti su quella che è stata la carriera da junior handler di Maria negli anni scorsi. Uno a caso, Fabrizio Lai con la piccola Ilenia che è tanto appassionata dei bracchi italiani e ci seguono sempre. Io faccio i saluti a tutti voi che state entrando nella video intervista: Celeste Moro, Giuseppe Sessa, Fabrizio Lai, Nicola Manduca e Paolo Borghetti. Quindi invito tutti quanti ad affrettarsi perché tra 2 minuti noi iniziamo. Maria è già pronta, quindi tra 2 minuti la farò entrare nella diretta e inizieremo la nostra serie di domande che dovremo porle. E quindi siamo quasi pronti. Forza, forza. Vi faccio solamente un invito prima di iniziare. Qualora stesse guardando in diretta in questo momento, vi invito a mettere mi piace alla pagina e a seguire quello che abbiamo fatto fino ad ora, qualora vi fosse collegati solo adesso. E chi invece lo vedrà in differita su YouTube, invito a iscriversi al nostro canale e a lasciare mi piace ai video che insomma mi hanno soddisfatto. Quindi, io sono pronto, Maria è pronta, direi che la possiamo far entrare. Buonasera Maria, benvenuta. Buonasera. Senti, allora, io ti ringrazio innanzitutto di aver accettato il nostro invito e inizio col farti quella che è la prima domanda solita, un po' diversa, un po' più tecnica per te che hai un ruolo diverso da quello degli allevatori, però poi ci arriveremo. Perché hai scelto di diventare una conduttrice cinofila nelle esposizioni? Beh, diciamo che l'esperienza è nata già, è sorta quando già avevo pochi anni, quindi grazie a papà che comunque mi ha sempre accompagnato in esposizione e che ho sempre seguito con piacere. Poi, esponendo i miei cani e cani di alcuni amici, mi è sorta questa passione, quindi ho pensato che ci sarebbe potuto essere un futuro come conduttrice in esposizione. Però poi crescendo ho anche cambiato ulteriormente idea, preferendo concentrarmi principalmente sui miei cani e quindi adesso ho come obiettivo quello di allevare soltanto, di lasciar perdere cani di altre persone, ma preferirei concentrarmi sui miei e basta. Quindi Ok. ho cambiato rotta, diciamo. Ok, tu comunque hai avuto un passato da junior handler, diciamo è stata un'esperienza più che positiva per te, dati i risultati che hai raggiunto e ne parleremo dopo, ma nel momento in cui ti sei appassionata alla nostra razza, cioè quando è successo? Come? Sempre andando in esposizione? Come hai conosciuto il bracco italiano?
Sì, in realtà sempre in esposizione e precisamente nel 2008 ero sempre in Expo con papà e ci trovavamo a Grosseto e incontrai per caso Axel del Monte Alago con i suoi proprietari e mi innamorai ovviamente dello sguardo del bracco, è impossibile resistere. Quindi avevo 10 anni e poco dopo papà mi regalò una cucciola figlia di Axel. Quindi a giugno dello stesso anno, perché era nata ad aprile, e da lì è iniziata un po' questa avventura. Poi, ovviamente, sono intervenute diverse persone, diversi amici come Antonio, Casamassima, Katia, Giorgio, Zironna anche, che mi hanno aiutato tanto e soprattutto mi hanno dato i giusti consigli per poter iniziare anche facendo la mia prima cucciolata e poi poter proseguire. Sono persone che io adoro e che tutt'oggi ringrazio, senza dubbio. Tu nel frattempo comunque hai fatto le tue esposizioni da quando eri piccolissima, hai iniziato all'età di 6-7 anni, mi dicevi prima. E vorremmo sapere, insomma, i risultati che hai ottenuto e le soddisfazioni più grandi che ti han dato le Expo. Sì. Più che altro risultati riguardanti lo junior handling o comunque riguardanti il bracco, perché comunque sono due cose un po' Entrambi, diverse. entrambi, entrambi. Cioè, è interessante sicuramente la sfera dello junior handling perché non ce ne ha parlato nessuno e c'è tanta gente che potrebbe essere interessata, quindi se ci dici tutti e due Beh, sarebbe. un risultato che ricordo molto piacevolmente è l'Europea di Brno. Quando sono stata selezionata in semifinale di Junior Handling con un Cirneco dell'Etna, no? Con un bracco italiano, e ero l'unica italiana presente oltre alla rappresentante di Stato. Quindi c'erano molti, molti ragazzi validissimi. E poi anche alla Mondiale di Milano del 2015 sono stata selezionata tutti i giorni nei finalisti del giorno, nei primi 10. Per quanto riguarda i bracchi, invece, comunque diversi campioni italiani, a partire da Novizia del Tavolidaro, dell'affisso di Tripoli, del dottor Tripoli, la mia prima cagna, e poi con l'affisso di papà, Made in Canada Balla coi Lupi, che è diventata campionessa internazionale anche di esposizioni, e fino ad adesso poi con Wanda, che mi ha dato diverse soddisfazioni in Expo, con diversi piazzamenti nei gruppi e nei best in show. Quindi adesso sto puntando sulla linea di Wanda, ma anche Maria, su Maria, un giovane maschio. quando nomini un cane, di anche l'affisso, perché Ah, altrimenti ok, poi ci arrivano. Pulceveras Wanda. Sì, Perfetto. giusto. No, se no poi ci arrivano le contestazioni, cose non vogliamo Giusto, giusto. assolutamente Sì, la chiamo così con affetto, ecco perché. sì, per abitudine, immagino, ma in molti, diciamo, commettono questa dimenticanza. Senti, ma quindi iniziamo a entrare nel tecnico e ti chiedo quali erano i cani che privilegiavi nelle conduzioni, cioè un cane per finire nelle tue mani, che caratteristiche doveva avere? Vabbè, è importante per me che il cane sia in salute ed in forma, perché comunque trovo poco rispettoso nei confronti del cane stesso esporre un soggetto under condition. Non è corretto perché comunque l'esposizione in sé è un momento di stress per il cane, quindi sebbene sia vissuta con il massimo... Con il top praticamente, con un ottimo conduttore, però essendo un momento di stress, un cane non in forma potrebbe andare incontro a meccanismi fisiologici che potrebbero alla lunga portare ad essere poco, potrebbero essere poco piacevoli. E comunque, oltre ad essere poco rispettoso nei confronti del cane, lo trovo poco rispettoso nei confronti del giudice a cui si espone. E potrebbe danneggiare anche ovviamente l'immagine del conduttore e anche del proprietario allevatore. Cioè, sicuramente un allevatore non potrebbe far piacere esporre un cane che presenti alcuni problemi di salute. Quindi, prima di tutto bisogna considerare questo.
quel cane dovrà essere preparato bene, se si tratti sia di un giovane che di un cane in campioni, e comunque bisogna instaurare un ottimo feeling, altrimenti ci potrebbero essere degli inceppi, degli incidenti di percorso, diciamo, che non sono sempre piacevoli. Ok, senti Maria, qual è la sequenza? Appunto, parlavi della preparazione del cane, come avviene questa preparazione? Qual è la sequenza degli insegnamenti che si devono dare al cane? Come funziona, insomma? Vabbè, per me è importante stabilire un ottimo rapporto con il cane, sia visivo che vocale, perché comunque il cane dovrà rispondere al richiamo, comunque bisognerà capirsi con il cane, altrimenti diventerà una macchina e non è bello condurre semplicemente una macchina. Poi inizio con delle passeggiate, magari in ambienti diversi, per evitare che insorga l'abitudine. E comunque ci deve essere una socializzazione sia di natura inter che intraspecifica, che è comunque importante, essendo l'esposizione o comunque una qualsiasi manifestazione frequentata sia da persone che da soggetti, da altri soggetti. E poi posso passare al tipo di addestramento da ring, che comunque varia a seconda del soggetto. Mi è capitato di insistere anche per mesi con uno stesso cane, come mi è capitato cane che è un cane che ha preso in pochissimi giorni. Dipende molto anche dalla razza, dipende Dal molto anche dal soggetto proprietario, stesso, dal proprietario. Cioè, sono diversi fattori. che molti arrivano pure il giorno stesso e fanno: mi presenti il Ah, sì. cane? E tu, sì, vediamo. Pizza e fichi. Logicamente, prima hai parlato di stress, però io ci terrei a sottolineare il fatto che lo stress prodotto dal cane in esposizione rientra sicuramente in quello che viene definito eustress, che è lo stress sopportabile, che magari chi non è abituato, chi non conosce il mondo dell'Expo, pensa il cane si stressa, Madonna mia, No, no. vabbè. È uno stress comunque sopportabile, sicuramente che ci sta, perché è comunque un cane sotto tensione, che è stato addestrato, preparato, si trova in un ambiente di caos, confusione. E deve essere giudicato, insomma, quindi anche se i giudici sono preparati sicuramente a creare il meno stress Sì. possibile, no. Ok. Poi ti volevo chiedere quali sono le esposizioni che prediligi? Spieghiamo un po' magari la differenza tra le varie esposizioni che ci sono in giro, dato che ne hai girate molte. Beh, sì, diciamo che qualsiasi momento espositivo per me è un piacere, perché comunque si tratta di un divertimento, di un momento di incontro con amici che comunque danno un po' quell'aria di famiglia che a me piace. Però ovviamente ci sono delle differenze. È normale che andare ad un'europea oppure ad una mondiale è molto piacevole rispetto ad una semplice nazionale, sia perché ci si confronta con un gran numero di soggetti, che è una cosa molto importante, ma anche perché è un'occasione per poter scambiare opinioni con allevatori, con proprietari, con altri conduttori, per poter capire metodi, per osservare, per anche un po' capire il modo in cui si alleva questa razza anche all'estero, che è un fattore importante ormai, visto che è una razza abbastanza diffusa la nostra, relativamente. E quindi mi piace molto l'ambiente internazionale. Poi, Ok. vabbè, ci sono delle esposizioni in cui io personalmente non sono stata, però mi piacerebbe andare, e non ho avuto questa fortuna, tipo il Crafts, oppure frequentare anche un po' l'ambiente degli Stati Uniti, non mi dispiacerebbe. Westminster. Allora, poi logicamente sotto l'internazione ci sono le nazionali e le regionali, che sono Ma quelle, anche i raduni diciamo, sono dei bellissimi momenti i perché raduni. comunque consentono di vedere diversi soggetti, diversi modi di esporre anche, perché ci sono. Ok, senti, in base a quella che è stata e che è la tua esperienza, parlo al passato perché purtroppo siamo ridotti a stare a casa e l'esposizione non le vediamo da un po', però diciamo, quanto nella tua esperienza pensi che sia con
che conti la conduzione del cane, e se a quel punto a fare la differenza è l'handler, il valore cinotecnico del cane secondo te diventa nullo? Allora, più che quanto conti l'handler, sicuramente un buon conduttore è sempre fondamentale in un cane, perché comunque sarà in grado di esaltarne i pregi, nascondere dei difetti che potranno essere minimi e quindi potrebbe fare la differenza. Però allo stesso tempo il valore cinotecnico del cane sarà importante e sarà indipendente dal risultato che si ottiene in quella giornata, perché magari un giorno quel cane perderà, un giorno vincerà per alcune condizioni o per altre. E diciamo che il valore cinotecnico verrà ben riconosciuto da chi ha un buon occhio, da chi si trova all'esterno del ring. Quindi chi ha un buon occhio riuscirà a distinguere il cane che si ritrova con un'ottima morfologia, però un pessimo conduttore, e il cane con un buon conduttore, ma alcuni difetti minimi che il conduttore riesce a nascondere. Magari all'interno del ring ci vincerà il cane che avrà quel buon conduttore perché sarà più abile a mostrare il movimento del cane o a mettere in risalto alcuni pregi del cane stesso, mentre poi all'esterno, notiamo la vittoria dell'altro cane perché magari ci piace come riproduttore o ci piace come esponente di razza perché si esprime al meglio in altri ambiti, essendo la nostra anche una razza da lavoro. Quindi andrebbero considerate queste variabili. Quindi direi che comunque è molto relativo, anche se comunque un buon conduttore, per quanto bravo possa essere, non potrà mai portare alle stelle un cane che presenterà dei difetti evidenti. Ok. Senti Maria, quanto secondo te incide nel momento in cui mettiamo in riproduzione un soggetto la sua morfologia rispetto ad altre caratteristiche? Ti pongo questa domanda perché, appunto, come ho detto prima, abbiamo dato molto spazio a quello che è il mondo delle prove di lavoro e della caccia, ma forse poco spazio a quello che è la morfologia. Ma diciamo che la nostra è un po' una razza che ha il connubio tra lavoro e morfologia, quindi io le metterei di pari passo prima di tutto, perché significherebbe penalizzare un aspetto e non tener conto di un altro e viceversa. Quindi non sarebbe corretto nei confronti della razza stessa, altrimenti non potremmo parlare di miglioramento nei confronti della razza. Quindi diciamo che il valore morfologico è comunque importante perché una buona morfologia consentirà al cane di esporre al meglio le proprie caratteristiche di razza anche sul terreno in questo caso. Però c'è da dire anche che non è l'unico fattore, ma si andrà a considerare, secondo me, anche una buona genealogia, perché altrimenti sarebbe troppo semplice considerare semplicemente il cane bello. E basta, cane magari bello e bravo, accoppiato con una cagna bella e brava per ottenere dei soggetti belli e bravi. Però sappiamo bene che non è un 2 più 2 fa 4. Quindi lo considererei come fattore importante, come uno dei fattori determinanti, ma non l'unico, più che altro. Ok, senti, come ultima domanda non mi rimane che chiederti che consigli daresti a chi si appresta alle esposizioni, ai neofiti, agli inesperti, insomma. Questa è una bella domanda perché comunque sarà importante per un neofita affiancarsi ad un professionista, un mentore che sarebbe, diciamo, una figura necessaria, cioè ciò che a me ad esempio è mancata, una figura che mi faccia la guida. Ho dovuto un po' prendere dagli altri ciò che volevo, osservando, ascoltando, quindi è stato un po' più difficile. Ovviamente, oltre al mentore, sarà necessaria molta lettura, molto studio, molta ricerca e molta curiosità che poi porteranno a capire meglio la razza. Però sarà anche importante allo stesso tempo sbagliare, perché sono proprio gli errori che ti consentiranno di capire gli aspetti migliori da cogliere. Mentre comunque una buona guida cercherà di ridurre al minimo quelli che sono i tuoi errori. Quindi diciamo che
ci dovrebbe essere un buon equilibrio tra la guida che ti aiuta e un po' la testardaggine che ti consente anche di sbagliare, di capire e dire ok, forse questa volta ho toccato il fondo, riprendiamoci e rialziamoci. Senti Maria, una domanda mia personale, cioè nel momento in cui, dato che non, quando ti ho chiesto diciamo la sequenza degli insegnamenti, ne abbiamo parlato e non ne abbiamo parlato, ma nel momento in cui tu dai un cucciolo ad un privato e lui ti dice io voglio portarlo in esposizione, no? E tu dici sì, ok, quando arriva l'età giusta, perché prima dei 9 mesi sappiamo tutti che diciamo andare in esposizione serve in classe junior, so che comunque facciamo 6 mesi. Cioè, tu cosa gli consigli di fare a questo proprietario? Vabbè, comunque sarà importante che venga portato a spasso in posti affollati, oddio, posti frequentati prima e poi sempre più frequentati per poter comunque consentire al cane di sviluppare un ottimo rapporto sia con le persone ma anche con altri cani, perché altrimenti ci sarà bisogno di un recupero prima della mostra. Quindi significano altri mesi di lavoro sul cane stesso e non si parla più in quel caso di 9 mesi, ma si parlerà di un periodo più prolungato. E quindi comunque la scelta del proprietario per un cucciolo è importante e devo dire che ultimamente sono stata molto fortunata perché ho incontrato ottime persone che stanno facendo un ottimo lavoro con i cani e sono molto soddisfatta al riguardo. Sì, soprattutto con l'ultima cucciolata, in realtà, perché mi hanno sempre mandato foto, mi piace essere aggiornata sui miei cuccioli, mi piace dare consigli se necessario per migliorare anche il comportamento del cane stesso, anche perché rientra in quel concetto che è benessere animale, cioè un cane che sta bene solo in salute non si può definire un cane che goda di benessere se non sta bene anche mentalmente. Quindi sono due concetti fondamentali per quanto mi riguarda. Certo, ok, allora, stanno arrivando tanti saluti, io ho terminato le mie domande, quindi se ce ne fossero da fare a Maria, fatele il più possibile in questo momento. Però è arrivata una interessante che mi piacerebbe vedere come dobbiamo rispondere qua perché vado di mezzo pure io. Buonasera a tutti, posso sapere qual è stato il percorso di studi o fa parte tutto di un bagaglio di esperienza? Grazie mille. Vai, parla del nostro Il amico. percorso di studi in che senso? Nel senso che all'università sul cane non si fa una mazza dal punto di vista No, zootecnico, cinotecnico, ecco. troppo poco, Quindi, purtroppo, solo vacche. diciamo che ultimamente stiamo iniziando a Sì. metterci in pari, sto vedendo i Vabbè, ragazzi sì. anche Abbiamo un buon dibattendo corso di sulle incline. disturbi del comportamento al secondo anno, dietologia, e ultimamente anche in produzioni, sì, ci sono diversi aspetti del cane, anche per quanto riguarda le esposizioni in realtà, quindi hanno introdotto un po' la divisione nei vari gruppi e basta. Sì, danno diciamo delle nozioni zootecniche come si Sì. faceva con gli altri animali, ora è iniziato a diventare un attimino più sensibile a quello che è la cinofilia, Anche però quel sostanzialmente. miglioramento, il miglioramento genetico Sì, anche. tutto il dipartimento di zootecnia ho citato, che Sì. poi è quello di cui faccio parte io, quindi sono di casa. Però voglio dire, la maggior parte del bagaglio di esperienza, cioè la cultura ce la siamo fatta, tu più di me forse, dal bagaglio di Insomma. esperienza praticamente. Vabbè, insomma, però girando si impara, poi quello che ci insegna all'università è un di più sicuramente magari che abbiamo da offrire rispetto a qualcun altro, però diciamo i libri sul bracco italiano, i libri sul cane, quelli del Solaro, quelli che sono stati scritti all'epoca, ce li siamo letti e studiati anche noi. Tutti. E sicuramente non ci sono stati regalati dall'università o ci sono stati consigliati all'università.
Però insomma, l'università sicuramente da quel punto di vista una mano la dà sicuramente perché ci mette di fronte dei mondi che magari non avremmo approfondito. E poi ricordiamo che le esposizioni cinofile nascono sempre dagli animali da reddito, perché i primi animali a fare esposizioni erano appunto i bovini, quindi da là poi è arrivata la valutazione zootecnica. Quindi comunque conoscere le regioni del corpo di un quadrupede, che sia un cane, un cavallo, un suino, la groppa, quella è la regione. Per poi andare alle altre, sicuramente poi ogni razza, ogni specie ha le sue particolarità, per carità, però la valutazione zootecnica è quella. Poi vediamo un po'. Allora, ti saluta Delf Weimar, ti dice: ciao dalla Francia, l'handler di Dante. Buon lavoro, tutto il meglio per il futuro. Che traduttore sono Grazie, diventato. sei diventato bravissimo, cioè proprio da C1. Poi Emanuela ti ribadisce: scusate, non mi riferivo al percorso studi veterinari, ma se ci fosse una sorta di percorso di studi per diventare handler. Ecco. Sì, vabbè, il mio non è stato un percorso di studi vero e proprio, perché comunque ho cercato di apprendere osservando più che altro, però esistono corsi tenuti da professionisti. Infatti io non mi ritengo una professionista assolutamente, ma per lo più cerco di esporre cani di amici o comunque di persone vicine, non mi prendo particolari responsabilità onestamente, perché comunque preferisco consigliare a quel punto un ottimo professionista completo e ben formato. E quindi esistono diversi corsi in tutta Italia che ovviamente non basteranno a diventare dei professionisti, ma sarà necessaria parecchia gavetta, che non è poca. Sì, comunque l'ENCI offre un corso per gli handler, è qualche anno già che si fa, e hanno istituito anche un albo dove insomma si viene iscritti nel momento in cui c'è bisogno, insomma si cerca il professionista lì sopra. E invece per lo junior handling non credo, non mi risulta che ci sia No. nulla di tutto ciò. Si inizia a 6 anni e si finisce a 18, Sì, ci credo. sono due categorie, 6, 11 anni e 12, 18. Ok, poi c'è arrivato il commento di Martina Rubino. Buonasera a tutti, io e mio papà abbiamo conosciuto Maria insieme a suo padre in un'esposizione ormai moltissimi anni fa, quando entrambe eravamo due bambine, persone squisite. Ringrazio lei di averci affidato la magnifica Made in Canada Emma, che ci ha dato soddisfazione sul ring in campo venatorio, ma anche la gioia di due cucciolate. Grazie di tutto, Maria e Nicola. Li conosci? Sì, Martina e Gino, il papà, due persone splendide, sono venute anche qui a trovarmi e ricordo sempre con tanto piacere. Loro sono proprio dei proprietari fantastici che io auguro a chiunque. Mi hanno sempre aggiornato, mi hanno sempre chiesto consigli e hanno sempre lavorato benissimo con i loro cani. Ok, poi abbiamo Emanuela che ci ringrazia per le risposte di prima. Non so, qualcun altro ha altre domande da fare? Volete chiedere qualcosa? Altrimenti liberiamo Maria, che la vedo molto emozionata questa sera. Allora. Niente, va bene. Maurizio Patriarca ci scrive buona serata, quindi noi auguriamo altrettanto una buona serata. Maria, non lo so, se tu vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ci salutiamo e Mi ha ci vediamo. fatto tanto piacere, senza dubbio. Ti aspetto per il prossimo invito come traduttrice simultanea, come Google traduttore. Va bene, vedremo se adesso finiamo gli italiani. Quando finiamo gli italiani, vedremo di mettere il naso all'estero, fuori Va dall'Italia. bene. E quindi avremo sicuramente bisogno del tuo prezioso aiuto, perché Però non te la cavi, quindi io puoi dici ormai me andare la bene. cavo, no? Basta che non faccio la figura di Renzi, perché sennò andiamo poi.
Va bene, Maria, io ti ringrazio di essere stata qui con noi e della disponibilità che ci hai dato e ci vediamo alla prossima. Ciao, Grazie mille a te. ciao. Ciao. Allora, signori, io ho terminato, è stata una serata sicuramente interessante. Spero di aver risolto i dubbi di qualcuno, dato che proprio in questi giorni sì, avevo notato qualche cane magari un attimino inesperto in quello che era il percorso espositivo e mi avete chiesto come ci si avvicina. Sicuramente è un argomento difficile, è un argomento difficile perché bisognerebbe avere il cane davanti, bisognerebbe spiegare quali sono le linee da piombo. Ho intenzione sicuramente di fare qualcosa sulla morfologia in futuro, sicuramente la faremo per chiarire ulteriormente, però stasera è stato, diciamo, quella che è stata l'esperienza di una ragazza che ha iniziato da piccolissima, quindi un esempio per tanti ragazzini che sognano di iniziare un percorso simile, per poi insomma essere cresciuta e diventata sicuramente più consapevole di quello che è un'esposizione cinofila, perché alla fine sì, un gioco può sembrare all'inizio un divertimento, ma è comunque una valutazione zootecnica morfofunzionale che sicuramente un bambino è difficile che si renda conto. E poi l'altro aspetto è quello che della competizione che c'è in esposizione, che spesso e volentieri può fuorviare chi è piccolino e far perdere un attimino di vista il motivo per cui si è lì, cioè è una competizione fino a un certo punto, perché la zootecnia è al primo posto e ricordiamo che la zootecnia è una scienza, non una gara, quindi sicuramente c'è questo che volevo specificare. Per il resto nulla, io ripeto, spero di aver soddisfatto le curiosità che mi avete posto qualche giorno fa e vi do appuntamento al nostro secondo giorno settimanale, che è quello del giovedì, in cui avremo un altro ospite e faremo uscire la locandina già da domani. Quindi io vi auguro una buona serata e ringrazio tutti per essere stati con noi. Ciao ciao, buonasera!